Eletto al Senato della Repubblica dal 1976 al 1994, fu il più giovane senatore italiano all'epoca dell'elezione. Tanti gli incarichi parlamentari, nonostante la giovane età: sottosegretario all'industria, commercio e artigianato nel governo Craxi, sottosegretario alla pubblica istruzione con delega all'università nel governo Spadolini, sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale nel governo Cossiga, presidente della Commissione Sanità del Senato dal 1987 al 1991. Ma l'incarico che ha portato sempre nel cuore e nella mente è per la sua Roccella Ionica, del quale fu sindaco dal 1999 al giugno del 2009 e per la quale ha lavorato incessantemente giorno e notte. Gli anni al Senato furono anni di lavoro per portare fondi in Calabria ed in particolare nella Locride. Come più volte lui stesso ha raccontato, quando si recava a Roma, sua abitudine era guardare l'ordine del giorno di tutte le commissioni, in cerca di qualcosa che potesse interessare la Calabria. Ed è proprio lui, figlio di quella generazione politica con in testa il motto ambizioso «Siamo realisti, esigiamo l'impossibile», che un giorno al Senato, presso la Commissione Lavori Pubblici, sbircia un piano per le strade di grande viabilità, con migliaia di miliardi di lire stanziati. Nessun punto che riguardasse la Calabria, però. Allora si chiede, perché no una variante tra la sua Roccella e Ardore? A parlare di due è stata lei. Sì. Io ho detto alcuni, poi insomma, facciamo più di uno e meno, più di uno e meno di tre. Ecco. Quindi siete due. Ma, e io non ho fatto nomi, poi questa storia, per la verità, qualche volta l'ho anche raccontata, per cui ho una certa resistenza a riraccontarla, ma se lei insiste, ripeto. Ma sa per quale Io ragione? Lo vorrei solo per un motivo, sì. Perché lei ha detto i cittadini devono sapere cosa è accaduto nella prima e cosa è accaduto dopo. Io vorrei che i cittadini capissero, in un periodo in cui c'è una sfiducia nella politica, vorrei che riacquistassero la fiducia capendo quanto però lo spessore politico può fare tanto, quando si ha lo spessore politico. Sì, lei adesso sta avviando un discorso molto più ampio. Non lo avviamo, restiamo nella. Che su cui sarebbe opportuno discutere, riflettere. Io dico soltanto, poi rispondo alla domanda che lei ha posto, che la dobbiamo smettere di pensare che possiamo sfuggire alle nostre responsabilità personali e locali, pensando che tutto debba essere risolto a qualche altro livello e da qualcun altro diverso da noi stessi. Questa irresponsabilità è all'origine, io credo, di buona parte dei guai della Calabria, del Mezzogiorno e dell'Italia. Chiusa la parentesi, poi creerete l'occasione in cui è possibile parlare di politica non con l'ottica del quotidiano e non guardando al di là della punta dei propri piedi, allora, se possibile, anch'io sarei lieto di poter dare qualche contributo. I nomi li ha fatti lei e io rispondo alla sua domanda, sa perché? Lei ha parlato di Fiumognari. Bene, ieri, diciamo giustamente, sono stati ringraziati l'ANAS, è stato ringraziato il consorzio che ha vinto il bando di gara, è stata evidenziata la ditta di Roccella che poi nei fatti ha costruito l'opera, sono state ringraziate le maestranze, sono stati evocati anche dei nomi di qualche parlamentare, nessuno ha citato Fiumognari, che non è stato presente perché purtroppo ha avuto un grave lutto in famiglia in questi giorni, ma anche in assenza avrebbe dovuto essere citato, perché lui è stato uno dei firmatari dell'emendamento che è stato all'origine della nascita di questa variante. Uno può pensare, un emendamento, che cos'è un emendamento? Si firma un emendamento. Le cose non stanno nella maniera in cui si potrebbe pensare
Fimognare, qualcun altro hanno firmato un emendamento e allora, vabbè, sono stati bravi a farla approvare. Fimognari e quell'altro parlamentare che le ha citato, che non eravamo tutti e due senatori, erano questi due parlamentari tutti e due senatori del collegio di Locri in quegli anni, ma nessuno dei due era membro della Commissione Lavori Pubblici, che si stava occupando, come avevamo scoperto, di un piano per le strade di grande comunicazione presentato dall'allora ministro Nicolazzi, socialdemocratico, che qualcuno ricorderà. Abbiamo scorso questo piano, non c'era assolutamente nulla che riguardasse la Calabria. E allora abbiamo pensato che se nessuno si era dato carico di questo problema non localistico, campanilistico, ma essenziale per lo sviluppo della nostra zona, che era questa variante, ce ne dovevamo fare carico noi. Ma come, non essendo né lui né io membri della commissione? E allora io sono andato al mio gruppo, ho parlato con i due membri socialisti di questa commissione e ho chiesto se fossero interessati tutti e due a questo provvedimento oppure se potevano farmi la cortesia di assentarsi in modo che io potessi sostituirli. Uno si dichiarò disponibile ad assentarsi e allora mi feci delegare io dal mio gruppo, dal gruppo socialista, al suo posto nella commissione. E in questa maniera io avevo anche il diritto di votare in commissione. Fimognari fece la stessa cosa con il gruppo democristiano e allora stendemmo un emendamento, così viene modificato nel senso che si inserisce la variante tra Roccella Cavolone, Ardore, eccetera, e così via, prevedendo anche uno stanziamento iniziale, naturalmente, per l'inizio dei lavori. Lo presentiamo, arriva il giorno della discussione di questo emendamento alla presenza del predetto ministro Nicolazzi. Io illustro l'emendamento e dico: guardi, ministro, che questo emendamento non è un capriccio, non è un soggiacere a esigenze di tipo localistico, ma è assolutamente importante. Le ho descritto in particolare la situazione di Roccella, no? Che non soltanto non ha nessuna alternativa alla 106, ma la 106 è un budello, non è una carreggiata a volte di 4 metri, 5 metri. Il ministro doveva dare il parere sugli emendamenti e disse che il suo parere era negativo su tutti gli emendamenti, perché non era possibile che un provvedimento approvato al Consiglio dei Ministri, dopo profonde riflessioni, potesse essere poi modificato sulla spinta di questo o di quel parlamentare. Finito il ministro, io mi alzai per dire naturalmente che cosa ne pensavo di questo e gli dissi chiaro e tondo che se il governo avesse insistito nel dare un parere contrario all'emendamento, il senatore Fimognari avremmo votato contro l'intero provvedimento, contro tutto il piano di intervento eccetera. Il ministro naturalmente restò, diciamo, alquanto stupito, chiese al presidente della commissione 10 minuti di interruzione, passò di fronte al mio banco e disse: zitto, vieni con me che ti voglio parlare. Benissimo. Mi alzo e lo seguo, andammo nella stanza del presidente, lui chiude la porta e comincia a urlare: come ti permetti di presentare, come vi permettete di presentare questo emendamento approvato dal Consiglio della maggioranza, andrò da Craxi, gli dirò tutto, ti farò cacciare, eccetera, eccetera, e così, bla 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 bla. E anche con parole non propriamente, diciamo così, da ragazza di buona famiglia, insomma. Immagino. Io lo lascio parlare, dopodiché, e gli dissi: visto che tu usi questo linguaggio, lo userò anch'io. Devi sapere
che se tu non dai il parere favorevole a questo emendamento, voteremo contro e allora tutto l'intero piano lo puoi buttare, diciamo così, nel cestino. Probabilmente ho detto in maniera diversa, ma il senso era questo. Arrivederci. Rientrammo e lui chiese al presidente, a questo punto, di sospendere i lavori, rinviando la prosecuzione alla settimana successiva. La settimana successiva ritorna, chiede la parola e dice che, avendo riflettuto sull'insieme del provvedimento, allora si valgono i pareri negativi sugli altri emendamenti, mentre il governo dà parere positivo sull'emendamento Zito Fiumugnari. Ora io, per la verità, non ho mai saputo, e no, forse avrei dovuto fare, o se lui è andato da Craxi e Craxi gli ha detto, con il linguaggio ancora meno da educanda di quello che usava Nicolazzi, perché parlava così naturalmente in privato, ma non mi seccare, se hanno fatto così vuol dire che hanno avuto una buona ragione, quindi arrivederci e così via, o non è andato, questo francamente non ho saputo. Fatto sta è che l'emendamento è passato in questa maniera, e cioè, e riprendo anche alcune osservazioni che faceva lei, dobbiamo convincerci che le forze che vogliono conservare lo status quo, in tutta Italia in generale, nel Mezzogiorno ancora di più, in Calabria ancora di più, sono forti, sono maggioritarie, sono trasversali, prendono tutti i partiti, prendono le forze sociali, eccetera, eccetera, e così via. Cioè tutto un sistema che tende ad autoconservarsi, dove i più forti riescono soltanto. E allora, se tu non hai il coraggio e la forza di rompere, correndo i relativi rischi e pagando i relativi prezzi, perché è andato così, ma poteva andare in maniera diversa, come Nicolazzi si auspicava. Perché non è, soprattutto, non era ogni questione, diciamo così, scontata che un esponente di partito votasse contro un provvedimento del governo, determinandone l'affossamento in commissione. Ovvio. In commissione si rischiava veramente l'espulsione del partito. Quindi o tu sei pronto a correre i rischi, rischi anche nei confronti dell'opinione pubblica, perché io ricordo bene che in quegli anni, quando si seppe che si stava progettando questa variante, una parte dell'opinione pubblica era decisamente contraria. Ah, poi perché? Le macchine non si fermano a Roccella a prendere il caffè, a comprare il paio di scarpe, un vestitino, eccetera, e così via, no? E quindi o tu hai questo coraggio, o le cose in Calabria non cambieranno mai. Quando si tratta dell'interesse della comunità, non del tuo capriccio, del tuo interesse, tu devi essere pronto a rompere con chiunque, devi essere pronto a correre qualsiasi rischio. Punto. Finalmente, una buona fetta della Locride alla sua 106. Il merito, a lui non ditelo però, è in gran parte suo. Lui non vuole sentirsi dire grazie, fa volentieri a meno di convenevoli e di passerelle. Il ricordo di lui in quel giorno che in pompa magna ANAS e politiche inaugurarono l'importante tratto è di un uomo defilato tra il pubblico, ma con gli occhi quasi soddisfatti di quello che si era realizzato. Quasi perché non finiva di realizzare un progetto e già pensava a quello successivo. Ricordo infatti che in questo speciale di Linea Aperta puntualizzava i difetti del tratto e della sua segnaletica. Una visione a lungo raggio d'azione tipica dei grandi uomini. La variante della statale 106 allo svincolo di Colonia è infatti a poche centinaia di metri da un'altra importante struttura, il porto turistico. A livello geografico, il porto delle Grazie di Roccella riveste un'importanza fondamentale. È infatti l'unico approdo nel tratto di mare che va da Crotone a Reggio Calabria. Ed oggi, grazie alla variante 106, è sempre più collegato con la 3. Per quanto riguarda il porto, poi, dopo 13 anni di vicende inenarrabili, sta cominciando il cammino di crescita. Anche qua, un giovane senatore della Repubblica, Sisinio Zito, nel 1983, allora sottosegretario all'industria, viene delegato a rappresentare il ministro dell'industria al CIPE. Là vede una pratica riguardante un finanziamento per il porto di Bagnara. E tra sé e sé disse: se il CIPE finanzia il porto di Bagnara, perché non finanziare un porto a Roccella?
Porto di Roccella è senza dubbio la più importante struttura turistica, intesa come al servizio del turismo, che ci sia nella Locride, anzi direi in tutta la provincia di Reggio Calabria. Non conosco strutture più importanti. Una struttura che è costata un bel po' di soldi, credo che siamo sui 70-80 miliardi, una struttura che ha dimostrato di essere un investimento ragionato, perché sono stati smentiti coloro che dicevano ma nessuna barca attraccherà al porto di Roccella. Le barche attraccano, anche se ufficialmente il porto è, come dire, ancora in qualche maniera non è gestito. Questo potrebbe rappresentare, questo porto, per la Locride, quello che il porto di Gioia Tauro rappresenta per la piana dal punto di vista dell'occupazione e dal punto di vista, diciamo così, del contributo allo sviluppo economico. La, diciamo così, commercio, qui turismo. Tenendo presente anche che il settore della nautica è un settore in Italia in via di sviluppo, perché in Francia, in Inghilterra, in Olanda è molto più sviluppata che da noi. Tra 3, 4, 5 anni, 10 anni, insomma, noi andremo a raggiungere quei livelli. Quindi c'è un futuro. E devo dire che mi sorprende il fatto che questo è un porto che da 2 anni è lì e ancora non si sa chi lo deve gestire e come lo deve gestire. E quanti giovani, e quanti meno giovani, quante attività potrebbero sorgere della più diversa natura intorno al porto di Roccella? E quale contributo all'immagine della zona darebbe un porto funzionante? E allora, ripeto, io mi appassiono, come dire, ai progetti che guardano lontano, però dico, fermiamoci un momentino e vediamo invece di risolvere anche i problemi che abbiamo sotto casa e che sono già maturi e stramaturi. Certo, questo discorso è valido anche e soprattutto, direi, se si creano poi le professionalità che possono sfruttare una struttura come il porto di Roccella Ionica. Quindi magari un'idea potrebbe essere anche il partire a monte, cioè anticipare i tempi, costruire, no? Creare proprio con lo studio le persone, i giovani che sarebbero poi adatti a portare avanti la crescita turistica del porto di Roccella Ionica. Ecco, una sorta di formazione professionale del giovane che possa poi sfruttare le potenzialità del porto di Roccella. Ma guardi, nel passato la formazione, tutto il mezzogiorno e anche in Calabria, ha creato aspettative e poi anche ha dato luogo a delusioni profonde, perché nel mezzogiorno, per ragioni ovvie, perché mancando, diciamo così, o essendo carente l'attività economica, il toro, anziché prenderlo per le corna, si è tentato di prenderlo per la coda. Cioè, formiamo prima i giovani e poi. Abbiamo formato i giovani e poi non è successo nulla, va bene? E questo qua io credo che ha determinato una qualche così sospetto, comunque, rispetto alle attività di formazione. Non mi pare la cosa forse più importante, anche perché se parte un'iniziativa, poi la formazione segue dopo e la gente anche con più entusiasmo e con più, diciamo, consapevolezza si iscrive ai corsi di formazione e così via. Quindi la cosa urgente, anche perché non c'è niente che si frapponga alla, diciamo così, all'inizio dell'attività del porto, è di far, scusi il bisticcio, partire il porto. Dopo verranno le cose via via, naturalmente, quindi anche la formazione. Senatore Zito, come nasce l'idea di fare un porto a Roccella e perché a Roccella? Ma l'idea di un porto a Roccella mi pare un'idea vecchia di decenni. Io ne ho sentito parlare quando ero ragazzino. Del resto a quei tempi Roccella era un paese tipicamente marinaro. C'erano credo 200-300 famiglie che vivevano sull'attività della pesca e così via, e quindi si parlava di quest'idea del porto, che personalmente mi affascinava sin da quando ero ragazzino. Io ho sempre sentito questa attrazione fortissima nei confronti dei porti, anche se allora appunto si pensava
a porti commerciali o pescherecci, perché la nautica di porto in Italia era ancora un fenomeno da venire ancora. E poi ho sempre riflettuto su questo fatto. Io ho visto il primo porto quando ero un ragazzo, credo dopo aver lasciato il liceo non avevo visto mai un porto, e riflettevo sul fatto che tra Catanzaro, anzi meglio tra Crotone e Reggio non ci fosse un porto, quindi parliamo di qualcosa tipo 240-250 km di costa. Poi avvenne un episodio che fu quello da cui poi l'idea del porto si tramutò in un progetto per il porto e infine in un porto realizzato. Nell'83 io entrai al governo come sottosegretario all'industria e fui delegato a rappresentare il Ministero dell'Industria in seno al CIPE, che era il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che distribuiva tutta una serie di finanziamenti. E un giorno mi capitò una pratica al CIPE che riguardava un intervento al porto di Bagnara. E allora immediatamente, come dire, scattò l'idea: se si possono finanziare, se il CIPE finanzia il porto di Bagnara, perché non può finanziare il porto di Rocella? Non dimentichi, siamo negli anni 80, 83, 84, che quella è stata una fase della nostra vita politica, io credo, particolarmente fertile per la Calabria, per la provincia di Reggio Calabria. Sono gli anni in cui si è avviata anche la variante a Monte di Rocella, in cui si è fatta l'Università di Reggio, il Parco dell'Aspromonte, la metanizzazione della provincia, l'Otobreda Gioia Tauro. Ecco. Allora c'erano, come dire, c'era la voglia di fare. E c'era naturalmente anche disponibilità che oggi non ci sono. Quindi in questo contesto, in questo clima, l'idea di trovare dei soldi, anche se erano tanti, per il porto di Rocella non era così singolare o stravagante come potrebbe sembrare adesso. Siamo riusciti, naturalmente io appena ho riflettuto su questa cosa mi sono messo in contatto con il comune, allora era sindaco Antonio Zito, e anche con la regione, perché poi formalmente doveva essere la regione a presentare il progetto al CIPE, e così riuscimmo ad ottenere i primi 18, quasi 19 miliardi con i quali si iniziò la costruzione del porto. E se non che negli anni seguenti non si riuscì, io intanto ero uscito dal governo, non si riuscì a ottenere ancora una volta un finanziamento del CIPE. Per fortuna poi venne approvata una legge sul Mezzogiorno che era dotata di finanziamenti veramente notevoli e soprattutto era responsabile dell'applicazione di questa legge il Dipartimento per il Mezzogiorno presso la Presidenza del Consiglio, il cui direttore era una persona straordinaria, purtroppo morta giovanissima, Antonio da Empoli, anche lui calabrese di Reggio, che mi disse subito, quando io gli posi il problema, che era finanziabile con quella legge. Per farla breve, la regione presenta anche una richiesta su questa legge e così si riuscirono a ottenere i 30 miliardi che erano necessari naturalmente per il completamento del porto. Ecco. E così finisce, per così dire, la prima fase relativa alla progettazione e alla realizzazione del porto. Finisce questa prima fase e naturalmente poi ci sono le fasi successive che sono state molto movimentate. Devo dire una cosa però, che contrariamente a quello che qualcuno potrebbe pensare adesso, questa idea del porto a Rocella non è che fu accolta da tutti positivamente. Ci furono delle opposizioni in tutta buona fede, persone rispettabilissime le quali dicevano che non sarebbe mai approdata una barca a Rocella Ionica, che l'idea di fare un porto a Rocella era una stupidaggine, perché i porti si fanno se c'è un retroterra importante con
una popolazione che grava sul porto con attività, eccetera, che si possono fare i porti in Liguria, in Toscana, ma non in Calabria, soprattutto a Roccella, dove dietro non c'è nulla. Io risposi allora, credo di essere stato buon profeta, che un porto per funzionare non deve avere un retroterra necessariamente, può avere qualche cosa che sta davanti, e noi eravamo in un posto assolutamente strategico, perché dietro non c'è nulla a Roccella, ma davanti c'è un'autostrada del mare, come l'ha chiamata qualcuno, con migliaia e migliaia e migliaia di barche che vanno dallo stretto di Messina verso la Grecia, verso la Turchia, verso l'Adriatico e viceversa, e quindi questo bastava per stabilire che era un porto questo che avrebbe avuto un futuro. E poi naturalmente ci sono stati successivamente i problemi della gestione. Ah no, prima di arrivare alla gestione, la cosa bella che riguarda sempre la costruzione del porto, è per dare un'idea delle difficoltà incredibili che abbiamo incontrato e che mi hanno fatto dire qualche volta che occorrerebbe scrivere un libro di perlomeno 1000 pagine per descrivere tutte le vicende di questo porto. A porto già costruito da tanti anni, da tantissimi anni, finito consegnato, si scopre che il porto la regione non l'aveva mai accatastato, e per accatastare il porto ci abbiamo impiegato oltre un anno. Risparmio le vicende relative all'accatastamento, dico soltanto che ringrazio il prefetto De Sena, che allora si occupò personalmente e forzando anche proprio fino ai limiti di una qualsiasi interpretazione della legge le cose, e così riuscimmo a tenere l'accatastamento del porto. Senatore, ora il porto di Roccella è a un bivio, quale sarà il futuro? Ma guardi, io ho sempre scommesso sul futuro del porto di Roccella. Intanto abbiamo un porto fatto. Vogliamo dire che, non so se prima o dopo Roccella, ma comunque da tantissimi anni hanno partiti i progetti relativi, tanto per citarne due, al porto dei due capoluoghi della regione, Catanzaro e Reggio Calabria. Dov'è il porto turistico peschereccio di Catanzaro? Dov'è il porto turistico di Reggio Calabria? O ancora, se vogliamo dare un altro esempio, in provincia di Reggio, dov'è il porto di Bova? Roccella è l'unico porto costruito, attivo e funzionante, che ha ottenuto la gestione, perché altri porti sono stati costruiti, per esempio Tropea, ma Tropea ancora non si sa chi deve gestire il porto, se il comune, se una società, litigi che non finiscono mai, mentre certo per quello che riguarda la gestione, come dire, ci abbiamo messo 10 anni, perché avevamo un concorrente, come è noto, un'altra cordata, della quale noi sapevamo e abbiamo detto come comune sin dall'inizio che non poteva e non doveva essere ammessa. Ciononostante è stata ammessa alle conferenze di servizio dalla Capitaneria di Porto di Reggio. Nonostante questo, il TAR, a cui noi avevamo sottoposto la questione, non ne ha fatto nulla, ha dovuto aspettare la pronuncia del Consiglio di Stato del febbraio, mi pare, dell'anno passato, per stabilire che aveva ragione Roccella e che questo cordato non avrebbe dovuto essere ammessa, e abbiamo perso naturalmente 6-7 anni. Comunque c'è un porto costruito su cui poi il Comune è riuscito a investire anche quasi 5 milioni di fondi europei, la cui gestione è senza alcun dubbio stata attribuita alla Porto delle Grazie, ed è una decisione, come dire, inappellabile, che ha cominciato in qualche maniera il suo nuovo percorso. Mi pare che sono passati soltanto alcuni mesi, 4-5 mesi da quando il porto è stato dato in concessione, già tutta una serie di servizi sono stati affidati e abbiamo avuto una stagione che, nonostante tutte le difficoltà, può presentare un bilancio assolutamente positivo. Del resto, anche prima della gestione, questo porto aveva avuto delle ricadute. Se non avessimo costruito il porto, non avremmo avuto la Capitaneria di Porto,
con i suoi, quando saranno 20, 30, 40 dipendenti. Non avremmo avuto la squadriglia navale, non avremmo avuto i pescherecci, non avremmo avuto un ristorante che d'estate, come dire, propone migliaia di coperti. Io non so se il calcolo è giusto, ma qualcuno mi ha detto che ci sono 200-300 persone che lavorano già intorno al porto e che si moltiplicheranno via via che il porto riuscirà a offrire servizi che sono propri di un porto di grandi prospettive come il porto di Roccella. Certo, la vita poi non del porto non viene resa facile quando, come è accaduto anche per quello che riguarda la gestione, come è accaduto recentemente per quello che riguarda il dragaggio del porto, ci sono delle prese di posizione che non sono fondate, diciamo così, su scarsa conoscenza, diciamo così, delle questioni che riguardano la portualità, ma che sono determinate dalla volontà di ostacolare e, se possibile, non far andare avanti tutto quello che l'amministrazione di Roccella propone. Ritorna il solo ritornello del tanto peggio, tanto meglio. Se si fanno delle cose c'è qualcuno che si mette in lutto, se domani dovesse arrivare uno tsunami e distruggere il porto di Roccella, qualcuno stapperebbe le bottiglie di champagne. Questa purtroppo è la situazione. Comunque, finora credo che le cose, anche se con grande ritardo, siano andate avanti nel senso in cui dovevano andare, e Roccella ha una prospettiva legata allo sviluppo del porto che credo nessun altro paese della Calabria è riuscito ad avere. Do il benvenuto alle autorità civili, militari e religiose e a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa cerimonia di elevazione al rango di ufficio circoscrizionale della locale autorità marittima. Permettetemi di citare tra le autorità soltanto un nome, quello che avete già ascoltato, del direttore generale dei porti del Demanio, dottor Gaspari Ciliberti, che è qui in rappresentanza del ministro Treu. Questa è una cerimonia, come avete sentito, di elevazione dell'ufficio di Roccella, ufficio circomare, e che però, per ragioni che non è difficile comprendere, soprattutto per gli abitanti di Roccella e della Locride, acquista anche il significato, in una qualche maniera, spero di non dire troppo, di una inaugurazione di questo porto, del porto turistico peschereccio di Roccella, che rappresenta una grande speranza non soltanto per questo paese ma per tutta la... Quelli che conoscono il porto sanno, e quelli che vengono qui per la prima volta vedono come si tratti di una struttura splendida, forse la più bella di tutto il Mezzogiorno continentale. Una struttura dotata di tutti i servizi più moderni, con intorno tanto verde, con intorno delle spiagge infinite, con intorno degli spazi vasti. Io lo chiamerei un vero e proprio punto di eccellenza, che è collocato qui in Calabria, ma che avrebbe potuto essere collocato nella regione più progredita del nostro paese. Sullo sfondo abbiamo il castello di Roccella. Però, lo voglio sottolineare, siamo a metà strada con Caulonia, anzi forse Caulonia è più vicina al porto di quanto non sia Roccella, e siamo a breve distanza da tutti gli altri paesi della Locride. Questo, lo voglio ribadire, non è dunque solo il porto di Roccella, ma il porto di tutta la Locride. Non naturalmente...
Sisinio Zito è uno dei pochi uomini politici in Italia ad aver creduto ed investito sulla cultura come strumento di crescita socio-culturale ed economica. È stato il senatore Zito, assieme ai senatori Giuseppe Beniamino Fimognari, Giuseppe Petronio, presentatore del disegno di legge, divenuto poi legge nel 1982, che ha portato all'istituzione dell'Università di Reggio Calabria, oggi Università Mediterranea. Sapete come si è fatto l'Università di Reggio Calabria? Nel disinteresse totale di Reggio e del Regione, con la contrarietà dei cosentini, anche ai massimi vertici, siamo riusciti ad approvare questa università, portando il disegno di legge con approvato dal Senato alla Camera e dicendo non si cambia nemmeno una virgola, cosa che credo sia successo, non so, 2-3 volte in tutta la storia pubblica. L'abbiamo fatto prima. Avrebbe qualcuno scommesso un euro che noi non saremmo riusciti, che noi saremmo riusciti a non far cambiare una virgola? Io ricordo quando andai da Bograto, perché ero sottosegretario della Pubblica Istruzione, e gli dissi: guarda, adesso va alla Camera. Dico: ma io la vedo brutta, perché vedo che c'è una crisi di governo e dopo può darsi l'elezione. E loro come fa? E allora se si cambia qualche cosa, bisogna poi azzerare tutto, perché bisogna tornare, che è un lavoro inutile, qui partire da zero, senza nessuna sicurezza. Naturalmente riuscirà a farlo. E allora lo facciamo? Tu autorizzi me, che rappresentavo il ministro in Parlamento, a dire che la posizione ufficiale del governo è questa. Guardate, mi disse: secondo me tu sei pazzo. E allora ha ragione. Dice: ma tu sai che alla Camera andrà non in aula, va in commissione e in sede legislativa, dietro, dove sei stato parlamentare, quindi decidono là. E tu sai che il presidente della commissione legislativa, cultura, che si occupa di questo, l'onorevole professore Pierluigi Romita, torinese, docente al Politecnico di Torino. E secondo te accetterà mai che in Calabria si facciano due università e mezzo? Perché c'è una facoltà staccata di Catanzaro, anzi tre università, e Torino resta con un'università e non gli ha approvati il suo emendamento sull'università di Alessandria. Ci sei pazzo? Dico: forse, ma hai un'alternativa? No, siamo andati alla Camera, che cosa è successo? È successo che è stato approvato l'università di Alessandria. Se vogliamo innovare, se vogliamo creare cose nuove, io l'ho detto più di una volta, non arrenderci mai. Per non parlare delle stagioni concertistiche realizzate dall'Associazione Culturale Ionica. Ma il Festival Jazz è la grande scommessa del senatore Zito. Come lui stesso ha più volte raccontato, tutto è nato a Roccella Ionica nel 1977, dall'impegno di un gruppo ristretto di persone che, identificandosi all'interno dell'Associazione Culturale Ionica Onlus, ha iniziato un percorso concertistico organizzando cartelloni di musica classica e di musica contemporanea da offrire alla cittadina roccellese. Nessuno avrebbe scommesso nel 1981 di dar vita ad una grande manifestazione, così come poi è diventata nei fatti il Festival Jazz. Non era neppure accettata in società, almeno qui. In questo senso, dichiarò sempre il senatore Zito, siamo stati degli antisignani, anzi, dice, degli scavezzacollo. Posso dire, non è un rimprovero, anzi, per qualche aspetto, quello che dico ha un valore positivo. Diciamo, per 15 anni in Calabria non abbiamo avuto una lira da nessuno. Abbiamo fatto questa nostra attività con un po' di soldi contributi dello Stato, che naturalmente non coprono ovviamente tutte le spese della manifestazione, un 30-40%, con un po' di pubblicità, con sacrifici personali e così via.
Poi abbiamo cominciato ad avere un qualche aiuto dalla regione, innanzitutto che voglio ringraziare perché qualunque fosse il colore politico della regione in questi ultimi 60 anni ci ha molto aiutato. Adesso sembra che anche altri stiano per aiutarci. E da questo punto di vista quindi è cambiato, ma non è cambiato perché come dire, si accorge da parte dell'istituzione che è importante dare una mano ad organismi come l'Associazione Culturale Iona che svolgono un'attività importante. È cambiato, mi pare, anche un po' la maniera di, da parte anche dei cittadini comuni, di osservare queste cose, perché quando abbiamo cominciato sembrava che fosse così, insomma, un capriccio, che io e gli altri miei amici, insomma, non avendo probabilmente molte altre cose da fare, o comunque volevamo per nostro divertimento fare delle... era considerato una specie di frivolezza. Ma che cosa c'entra la musica quando abbiamo problemi più importanti? Che cosa c'entra altre cose che facevamo? Abbiamo fatto a Reggio delle mostre meravigliose, insomma, di Boccioni, eccetera. Ma sembravano, ripeto, delle cose che non avessero nessun rilievo per così lo sviluppo della zona, la crescita della zona. Poi c'è stata una seconda fase in cui si è capito che forse tanto frivole non erano queste cose qua, che erano cose importanti, però insomma era una specie di lusso, ma perché fare queste cose quando si possono fare? Oggi invece mi pare che siamo entrati a qualche anno nella terza fase, cioè si è finalmente capito che queste iniziative non sono dei capricci o delle frivolezze, non sono un lusso, ma solo una condizione, direi, essenziale per la crescita della zona, per la crescita economica, per la crescita culturale e anche per la crescita sociale della zona. Il sindaco ha detto che si è cominciato a avviare le procedure per, diciamo così, acquisire il castello nel 1981. Il sindaco ricorderà bene che nel 1981, guarda caso, nasce anche il Festival Jazz. E allora, facciamo un passo indietro. Come è stato ricordato, il castello, il Palazzo Carafa, comunemente chiamato Castello, e questa chiesa sembravano destinati in maniera assoluta a ridursi in tempi relativamente brevi a un cumulo di macerie. Questa era la situazione. Tutti erano convinti che da qualche anno non sarebbe esistito né il Palazzo Carafa né la chiesa e così via. Questo non è accaduto e lo dimostra il fatto che noi siamo qua. Vogliamo chiederci perché non è accaduto? Non è accaduto perché qualcuno a Roma, a Catanzaro, a Reggio, ha deciso che Roccella e la Locride non potevano perdere un pezzo importante della loro storia, ma ancora di più un pezzo importante del loro futuro? Nulla del genere. Né a Roma, né a Catanzaro, né a Reggio Calabria, nessuno poneva la minima attenzione a questi fatti. Se questo non è successo, è per il fatto che questo Paese, nelle sue varie articolazioni sociali, culturali, politiche, ha deciso che non poteva fare a meno di intraprendere la strada difficile, difficile, del consolidamento, del restauro, della ricostruzione sia di Palazzo Carafa che di questa chiesa. E come è stato accennato, non è stata una strada facile, strada lunga, piena di imprevisti, di difficoltà, piena anche di, se volete, confronti, confronti anche con gli studiosi. In questa stessa chiesa, quando ancora c'era l'erbetta, non c'era il tetto, c'è stata una riunione, una giornata del seminario che l'Università di Reggio ha organizzato sul problema dei restauri. Seminario internazionale, costruito da tutto il mondo. Eravamo tutti seduti qua, ripeto, sull'erbetta. E cosa è venuto fuori? Che per molti studiosi non bisognava ricostruire nulla,
bisognava che tutto si deteriorasse e poi si riducesse, perché quella è la storia, quella è la testimonianza e così via. Quindi dico queste cose per dire che l'impresa non è stata facile, anche se alla fine ci siamo riusciti, perché come è stato detto dal sindaco, questo è il prologo stasera di quello che avverrà il prossimo anno, quando sarà inaugurato il restauro di metà del castello, e di quello che avverrà sicuramente tra 3-4 anni, quando potremo finalmente dire la fabbrica di San Pietro, o la fabbrica non so di chi, ha chiuso finalmente i lavori. E Roccella, la Locri della Calabria, avranno un monumento insigne, perché Palazzo Carafa è forse il più insigne monumento civile di tutta la Calabria, e forse non solo tutta la Calabria. Ritorno un momentino al festival. Nato nel 1981, e lo stesso si può dire del festival, ma il festival di Roccella è nato forse perché qualcuno al ministero ha pensato: guarda qua, questo mezzogiorno a cui noi destiniamo, mi pare, il 7-8% dei soldi che spendiamo per la cultura, perché tutto il resto va nel centro-nord, e la Calabria 0,000, e quindi cerchiamo di fare qualche cosa di importante. È nato in questa maniera il festival? No, è nato perché un gruppo di amici, tra cui c'era chi vi parla, ma c'era anche il sindaco Certomà, decisero di fare alcune cose, prima concerti, musica classica, eccetera, poi di fare questa grande scommessa, il tentativo di dire anche in Calabria, in un piccolo paese della Calabria, siamo in grado di fare una manifestazione che possa essere conosciuta, apprezzata non solo in tutta Italia ma in tutto il mondo. Sembrava una scommessa folle, folle, e tali eravamo un po' considerati. Credo che si possa dire, dopo 35 anni, che la scommessa, anche questa scommessa, insieme a quella del castello, è stata vinta. E anche qui le cose non sono andate tutte de plano. Perché diciamolo apertamente, abbiamo mandato avanti con grande fatica questo festival, nel disinteresse assoluto della stragrande maggioranza del mondo politico, del mondo della burocrazia, dei giornali di questa regione. Non gliene importava niente a nessuno, salvo poche eccezioni. Anzi, una parte di questo mondo si dava da fare operosamente per bloccare il festival e, se possibile, per distruggere il festival. Questa è la storia. Concludo, che forse ho parlato troppo e forse sono andato anche fuori tema. E allora, c'è una lezione da trarre da queste due storie esemplari? Io penso di sì. E qual è la lezione, a mio giudizio? La lezione, a mio giudizio, è che questa regione Calabria, non intendo l'istituzione, da tutta la regione, la Calabria, non cambierà mai se non saremo noi a cambiarla. E la cambieremo se non perderemo o se acquisteremo la capacità di sognare cose impossibili, cose che a prima vista e magari anche a seconda vista, a terza vista, sembrano impossibili e che però noi dobbiamo tentare di realizzare. Perché guarda caso, se non tutte, almeno alcune di queste riescono, come se sono riuscite queste di Roccella. Seconda cosa. Quindi, avere il coraggio, se è necessario, anche di andare contro tutto e contro tutti, naturalmente con intelligenza, con savoir-faire, in modo che alla fine si realizzi una vittoria, come finora in questo paese si è realizzato, e non si finisca con una sconfitta. E ultima condizione, la più importante,
la consapevolezza, appunto, lo ripeto, che il futuro della Calabria è nelle nostre mani, esclusivamente nelle nostre mani, nelle mani di tutti noi, ma anche nelle mani di ciascuno di noi. E quindi tutti noi e ciascuno di noi dobbiamo pensare che da questo deriva anche una responsabilità, che è di tutti, ma anche di ciascuno di noi. Un grande stratega politico come Napoleone Bonaparte disse: «L'immortalità è il ricordo che si lascia nella memoria degli uomini». Quest'idea spinge a grandi imprese. Meglio sarebbe non aver vissuto che non lasciare tracce della propria esistenza. Nel 94 non mi sono candidato, poi caso voglia che diventassi sindaco di Roccella, nell'ultima elezione del 2014 non mi sono più nemmeno candidato al Consiglio Comunale di Roccella. Perché Don Giuseppe, come dice l'Ecclesiaste, ogni cosa ha il suo tempo. C'è il tempo per fare il professore universitario, c'è il tempo per fare il politico, il senatore, c'è il tempo per fare l'amministratore comunale, c'è il tempo per altre cose. Vi dico questo per un'altra ragione. Credo che questa fase di cui stiamo parlando sia stata una fase per molti aspetti straordinaria, credo che non si debba chiudere a nessun posto. Ci sono già forze nuove che si sono avanzate sulla scena della politica e che abbiamo sentito il discorso di Vincenzo, mi pare che sono fermamente determinati ad andare in quella direzione che stiamo indicando da tanti anni. E Don Giuseppe mi fa venire in mente anche un'altra citazione, spero di non sbagliare, una lettera di un certo Paolo di Tarso al suo alunno Timoteo, che diceva: ho combattuto la mia buona battaglia, io penso, mi illudo forse, di aver combattuto una buona battaglia non da solo ma insieme a moltissimi altri, tanti dei quali presenti. La seconda cosa che dice Paolo di Tarso è: sono arrivato alla fine della corsa. Per quello che mi riguarda, diciamo, sono arrivato quasi alla fine. Finché sarò in grado di ragionare, finché avrò fiato in corpo, io mi occuperò come prima, come sempre, di questo paese, della Locride e della Calabria. San Paolo, sperando sempre che poi Don Giuseppe dica no, perché è andato bene. Paolo di Tarso concludeva qui: ho fatto una bella battaglia, sono arrivato a fine corsa, se non disse il mio latino non si va, fidem servare, ho conservato la fede. E se conserverete la fede laica, che non è contrapposto a cattolico, lo sappiamo,
ma la fede laica nelle cose che abbiamo detto, nel sogno, nell'avere una visione del mondo, nel pensare alla politica in una certa maniera. Io credo che questo testimone, che è già passato in parte ad altre persone, ad altre generazioni, sarebbe preso ancora da un maggior numero di persone, e sono sicuro che se appunto la Fides sarà salvata, si raggiungeranno dei traguardi assai più lontani di quelli che abbiamo potuto noi raggiungere negli anni passati. Grazie. Thank you.